Bella a tutti ragazzi, sono sempre io, Ivok Bulldog, e questo è il secondo video che faccio su questo bellissimo canale, anzi, che dico canale, bellissima community di Otrus Network, che ringrazio ancora per avermi caricato anche questo video. E nulla, poi non so comunque quando il video verrà caricato, ve lo dico già adesso perché sul mio canale vorrei parlare innanzitutto dell'argomento principale, ovvero spiegarvi un po' cos'è DC Universe Online Hai appena e salvato la vita di una spiegarvi persona. meglio certi fattori, ovvero la nuova serie che andrò a fare sul mio canale, e in più che ci siamo creati una nuova lega, io e Locker, che è un mio amico, su DC Universe, ma questo ve lo spiegherò meglio dopo. Allora, partiamo subito col dire che DC Universe Online è, diciamo, uno dei miei giochi preferiti ed è un MMORPG, ovvero un gioco di ruolo online. Un gioco di ruolo online. Allora, che consiste questo? Questo gioco è una specie, diciamo, è molto simile a World of Warcraft, però ambientato nel mondo della DC Comics. Vabbè. È ambientato nel mondo della DC Comics, infatti durante nel corso dell'avventura per arrivare al 30 incontreremo, oppure nelle missioni che ci verranno assegnate dopo livello massimo incontreremo personaggi come Superman, Batman, Una Joker, classica di tutto e di più. brillante manovra, la polizia di Gotham è andata E alla ricerca questo di Harley. gioco Quelle sue si piante basa erano un molto sogno. sulla creazione Sei riuscito, personaggio, in stupendo. quanto Penso di lo essere l'unico stile rimasto. te lo scegli te come cavolo ti pare. Infatti, guardate, voi vi equipaggiate le armature più forti, poi cambiate lo stile e vi rimettete quello che vi piace di più. Infatti, la creazione personaggio iniziale di questo gioco è fatta molto bene. Poi, vabbè, poi mo non vi farò vedere tutto. Qua vi faccio vedere solo una missione, ma quello lì ve lo farò vedere durante, appena esce il nuovo pacchetto, ecco, che inizio la serie, quindi vi faccio vedere dall'inizio proprio, dalla creazione del personaggio fino all'arrivo del livello 30, e poi ovviamente non so se continuerò a farlo fino alle ultime armature, ma smetto dal 30, magari vi faccio vedere qualche missione, dipende un po' come va, ecco. Comunque. Vi stavo dicendo che comunque questo si tratta di un MMORPG, però come stavo dicendo sì, è simile a World of Warcraft, ecco, vorrei specificare questo, ma non è proprio identico. Ehi, Uno per questo non diversi funziona. fattori, anzi più che altro non è Sei proprio, una se persona vogliamo fuori prendere luogo. World of Warcraft come esempio, perché comunque Questo questo non è genere si affatto assomigliano un quello po' a che avrei tutti i pensato giochi, che eh. fosse la mia espressione di Parliamoci gioco chiaro. preferito. Diciamo che questo gioco io lo prediligo rispetto a tutti gli altri di questo genere per due fattori. Uno è che non ci stanno le classi, ma ovvero mago, curatore, chierico, che sarebbero negli altri giochi, che ne so, il chierico magari è solo curatore, mentre il guerriere è E solo pensa che ho appena un salvato la vita danno, di una persona eccetera. che ti amava. Qua Mi invece ero vissuto ogni tutta una potere vita ha il per doppio lui. ruolo, ognuno c'ha il danno e come secondo ruolo c'ha o guaritore o tank oppure controller. Che poi vi spiego, vabbè, il guaritore, vabbè, serve per ridare vita, il tank per ridare mana, il danno per fare danno, lui dice la parola, e il tank aspetta, il tank diciamo non è facilissimo da spiegare, serve solo per attirarsi più nemici in modo che tutti, perché è quello che ha più difesa di tutti, in modo che tutti vanno sopra il tank e i danno sono liberi di massacrare i nemici senza morire facilmente. Io come potete vedere sto usando un DPS, ovvero un danno, DPS vorrebbe dire danno per secondo, sto usando appunto un Ricordo il singolo DPS arrivo di del medico fulmine. legale. Da chi Che sì, è sbagliando il mio potrebbe potere aver finito in calce. preferito, il fulmine, non so, mi piace tantissimo, quindi l'ho comprato il pacchetto e devo dire che è veramente Hai molto appena forte, salvato la ragazzi, e vita ve lo di una consiglio come persona potere. che ti amava. L'unica cosa, comunque, questo qua, come ogni MMORPG che si rispetti, ha diverse missioni. Io vi faccio vedere una missione da uno perché comunque, come posso dire, è stata una cosa veloce. Così, perché a volte magari per trovare la missione ci mette molto tempo, poi a volte sono troppo lunghe, possono durare pure solo la mezz'ora.
quindi ho detto vabbè dai, per non far durare il video mezz'ora ho detto va bene, facciamo così, facciamoci una missione in singolo, spiego un po' le cose, poi tanto sul mio canale vedrete quando uscirà la serie, vedrete un po' come stanno, come è fatto veramente il gioco. Comunque se volete saperlo, questa io sono, diciamo, sono arrivato alle ultime armature, me ne mancano 3 pezzi, l'ho finite e sto facendo giusto per una missione abbastanza lunghetta del livello 2. Sì, del livello 2, del livello d'armature T2, che sono, vabbè, sono abbastanza fortine tutte. E niente, giusto per dire, vabbè, così facciamo una cosa, niente fail, perché comunque il DPS a fare le missioni da solo è un po' scarsetto, perché comunque quando vi arrivano addosso tanti nemici c'avete poco da fare, perché c'avete una vita che fa cagare, quindi niente, ve lo prendete nel culo. Comunque stavo dicendo, poi oltre ai poteri qua puoi scegliere ovviamente le armi. Io ho scelto il bastone. No, non sono io, ho scelto il bastone perché sanguina per me. Non lo so, mi piaceva come arma. Non che sia gay, ve lo ripeto, Vabbè, scherzo. Comunque niente, ho scelto il bastone e tutto. E poi, come potete vedere, ho modificato quegli stili delle armi, perché come stile, c'è uno stile che mi piace tantissimo del bastone, quello che vedete, che è la falce, e io uso quello. Comunque, stavo dicendo, oltre alle missioni in singolo, ci stanno missioni da 4, da missioni da in duo, ovvero te e un tuo amico, e missioni da 8, ovvero si chiamano raid. Queste qua sono tra le più difficili, però sono fighissime, ragazzi. Infatti sul mio canale uscirà qualche gameplay su magari un raid non molto lungo, oppure magari lo spezzo a metà, capito? Lo spezzo a metà, ve lo faccio vedere in 2 episodi. E a posto sui raid, che veramente, ragazzi, sono veramente belli da vedere e tutto. E comunque, oltre a questo, comunque ora vi ho spiegato, diciamo, in modo molto breve cos'è DC Universe Online. Poi, come vedete dalle immagini, è un gioco fighissimo, ragazzi, ve lo consiglio. E più che altro vi volevo parlare appunto della nuova serie, sì, che ve ne ho parlato un po', perché comunque fra un po' esce il nuovo pacchetto DLC, come stavo dicendo, che dentro questo pacchetto, oltre alle nuove armature di livello 5, mettono un nuovo potere che ha come secondo ruolo controllo. Dato che io ho sia un personaggio danno che un personaggio curatore, e mi volevo fare il controllo, ho approfittato appunto di questa cosa, di questo nuovo pacchetto, così mi faccio subito, così diciamo, provo il potere anche insieme a voi. Perché io non ho visto, cioè ho visto solo qualche immagine del potere, ma non ci ho capito un cazzo, e quindi voglio, lo proviamo insieme a voi. Così, quindi se farò, come ho detto già in un video sul mio canale, se farò versi tipo "Oh mio Dio, che figata!" tipo così, e pare che vengo, vuol dire che, vabbè, è normale, perché non ho mai provato questo potere appunto, e sembra figo dalle immagini. Comunque, l'ultima cosa che vi volevo dire in questo video è appunto della nuova lega che abbiamo creato io e un altro mio amico. Che ti ha insegnato a fare? E praticamente su questa lega, diciamo, accettiamo. Abbiamo appena aperta, ragazzi. Siamo adesso in 4 membri. E accettiamo chiunque voglia entrare, anche se non è di livello 30, lo facciamo salire noi. Infatti, ci sta uno dentro la lega che sta, mi pare, al livello 11, non mi ricordo, che lo stiamo aiutando a salire. Se magari si connette quel pezzo di merda, vabbè. E niente, accettiamo tutti, poi vabbè, vi metto i nostri nomi in descrizione, di mio e di quello del mio amico, quindi salve a tutti dal vostro iWalkBulldog, ciao a tutti!